Salve, salve. E questo è un video dedicato agli stupidi, che non c'entra niente questa immagine che vedete qua, non c'entra niente, è solo casualità che parlando di stupidi ho messo proprio per caso c'è questa immagine qua. Chi è lo stupido, ragazzi? Lo puoi riconoscere perché è divertente. Lo stupido non sa di essere stupido e questo lo rende veramente divertente. Questo è il regalo che Dio ci ha fatto proprio. Cioè, il fatto che loro non sanno di essere stupidi e quindi sono genuinamente, loro pensano nella loro testa di essere intelligenti. E vogliono anche darti delle lezioni di vita. Che questa è la cosa, proprio l'orrore, no? E allo stesso tempo, orrore, però anche una grande fortuna perché ci fanno tanto ridere, no? E ne abbiamo tanti, diciamo, di esempi da poter dimostrare. Ci sono tanti esempi. Ecco, cominciamo un attimo quindi una caratteristica dello stupido. Scemo, stupido, insomma, scemo del villaggio, e che deve pomparsi. Cioè, questa è una caratteristica peculiare di questi individui. Devono pomparsi, cosa che un intelligente, sapendo quanto non sa, ovviamente non si pompa, che capisce quanto non sa. Invece lo stupido, anche se sa un miliardesimo dell'intelligente, si pompa e ti fa anche sentire come se tu sei quello stupido. Questo è lo scemo. Che era che cambiamo l'inquadratura, grazie regia. Adesso analizzeremo un altro punto dello stupido. Ma prima voglio fare un break pubblicitario a Linux, ragazzi. Io finalmente, essendo un nerd, come ben sapete, chi cazzo? Ah, state vedendo anche cose private mie, diciamo. No, ci mettiamo un punto, nel senso, ha chiuso la frase, ma non avevo messo il punto, adesso ci si mette il punto. Ok, vita mia, dice mia madre. Codice di accesso Telegram, per fortuna, è molto, questi codici d'accesso, ragazzi, c'è. Ah, noi schiavi, questi codici e password, eccetera, eccetera. Poi cosa abbiamo qua? Metafora, codici, voice defect. Questo è il Mac che è più lento. Ecco, avete visto delle. Io non volendo, voi avete visto delle cose private, diciamo. Ecco, se voi siete stupidi, potete usare queste informazioni che avete per farmi fare due risate con la vostra stupidità. E io ringrazio Dio per gli stupidi, veramente, perché ci rendono la vita molto più leggera. Grazie, stupidi. Ecco, passiamo adesso. No, non ho finito. Linux, ragazzi, questo è uno spazio pubblicitario a Linux. Linux. L'immortacci. Ah, ragazzi, Linux ovviamente è difficilissimo per certi aspetti. Ma riesce a sfruttare computer vecchi come questo, come il QQ, diciamo, computer dell'800 come questo, in una maniera stupenda. Io adesso sto vedendo doppio monitor da questa parte, vedo me stesso con la bellezza che mi contraddistingue, diciamo, con questo, diciamo, giallino, così che, diciamo, il bilanciamento dei bianchi non è proprio fatto bene, perché a me piacciono di più i colori, diciamo, caldi più che quelli freddi, ma diciamo non è che c'ho qualcosa, questo non è il mio vero colore, ragazzi, ma la telecamera di questo portatile non gliene fotte un cazzo, è un po' vecchio, quindi è già tanto che fa questo. Quindi ripassiamo, cambiamo, grazie regia, grazie, e parliamo degli stupidi. Un'altra caratteristica dello stupido, a me l'attenzione, un'altra caratteristica dello stupido, attenzione che leggo gli appunti perché sono
stupido anch'io, non riesco a ricordarmi, sono due punti che devo ricordarmi. E questi sono, ragazzi, una volta ho letto una cosa che parlava dello stupido, ragazzi, era una cosa bellissima. Dovrei, tipo, cercarla un'altra volta su internet, e proprio tutti gli punti, elencavano tutti i punti del fatto che è lo stupido, diciamo, che non capisce di essere stupido, no? Non apprezza chi è più intelligente di lui. Attenzione qua, ragazzi. Allora, una persona intelligente, quando è di fronte a un'altra persona intelligente, la ringrazia. Ringrazia Dio, per fortuna, una persona intelligente in un mondo di stupidi, cazzo. Finalmente una persona intelligente. E gli dà valore, cazzo. Lo rispetta. Ma non lo stupido. Lo stupido vede la persona intelligente come un ostacolo. Gli sta prendendo attenzioni, caso. È lui il re, caso. Infatti si chiama proprio re questo qua. Questo che vede, questo qua, caso. Questo qua si chiama re. E quindi, ragazzi, caso, ma sono divertenti, caso, capito? Quindi vedono, diciamo, un opponente. Si dice opponente? Opponente si dice? Non lo so. E quindi invece la persona intelligente scopre una persona intelligente ed è contenta che è una persona intelligente e la apprezza. Tutto qua. Ma per lo stupido, la persona intelligente, mi sto ripetendo, così vi entra bene in testa, è un ostacolo. E poi, quando vedi, diciamo, questa situazione dove una persona stupida se la prende con la persona intelligente, ah, che bellezza! Che bellezza! Si ringrazia Dio per queste, per queste gioie della vita, proprio. Per questi bambini non cresciuti, cazzo. Ok? Torniamo adesso. Grazie regia, grazie, grazie. Grazie del cambio. Andiamo a vedere, perché si è ripresentato. Io avrei voluto chiamare questo video Mario la Pecora 3, perché ci sono già stati due tomi. due tomi. Ragazzi, stamattina ho imparato la parola tomi, sono veramente... Da chi l'ha imparato? Ecco, un'altra cosa dello stupido, ragazzo, è che non cita chi gli ha dato quel favore, non lo cita, lo stupido, ok? Lo stupido, ragazzi, prende e non dice che io l'ho preso da questo qua, no, fa lo splendido, lo stupido, ok? Poi negli occhi di quello che magari sa che l'ha copiato, per dire, che stupido invece. Da questo, ricordiamo, è il regalo che Dio ci ha fatto. Gli stupidi, ragazzi, con la loro stupidità. E quindi, ecco, da chi l'ho imparato? Stamattina da un utente che si chiama Metafora. Sui privati non ce l'ho, anche se qualcuno può pensare che non parlo, lasciamo perdere. E c'è questo utente che, allora, ragazzi, i trogloditi si sono accaniti con questa persona intelligente. Io lo voglio dire adesso nel live, che le persone stupido pensino quel che cazzo vogliono, perché qui si parla proprio di voi, delle persone stupide. Questi trogloditi hanno attaccato questa persona intelligente, ragazzi, bisogna dirlo. Dov'è? A parte questo qua, diciamo, persona dell'anno e quest'altro, ma stavo parlando appunto, cazzo, ma non è, ecco, questa M qua io chiamo Metafora, ragazzi, lasciamo perdere qua come cazzo io rinomino le cose. E ecco, c'è stato un attacco di troglodismo. I trogloditi se la prendono specialmente con le persone intelligenti, ragazzi, che proprio perché li vedono come un ostacolo. È come se stanno offuscando la loro luce, questa grande luce dello stupido, no? E vedono la persona intelligente come un qualcosa che sta prendendo le attenzioni. Porca troia, incredibile. E quindi
ringraziando Dio quindi per queste persone, andiamo adesso a leggere, sempre se la regia vuole, diciamo, coadiuvare, ragazzi, è un termine che usano questi cazzoni tipo calcistici, a coadiuvare, non se può sentire. Una volta, ragazzi, io volevo tipo fare, infatti dovrei farlo, solo che devi avere un qualcosa, tipo un appunto, che tu appunti i modi di dire o le parole stupide che non sopporto. All'inizio me l'ha avuto in mente con l'inglese, anche loro hanno delle modi di dire, as far as I'm concerned, e cazzata del genere, diciamo, che mi fanno veramente vomitare. Però anche volevo fare anche con l'italiano. E poi alla fine c'è tutta una lista e ti fai un video e diciamo, fai fare due risate alle persone intelligenti. Diciamo. Alle persone stupide. Queste sono le persone stupide, ragazzi. Ringraziamo Dio per le persone stupide. E poi che cazzo fanno? Chiudono i commenti. Ma lascia il commento dello stupido cazzo che te fa fare risate. Io non stavo buttando fuori Diego, ragazzi. E quest'altro qua lo tengo ancora in chat. Perché te fanno divertire, porca troia! Guarda come te fanno divertire. Regia, grazie, regia. Quanto devo dare se mi qua il cambio inquadratura? Grazie. Ragazzi, stamattina è ritornato in carica con grande forza e diciamo, ci avete presente che anche quell'altro come questo ha fatto quel video dove voi siete tutti dei coglioni, no? Faceva tipo, imitava Tony Montana lui, no? Capito? Lo stupido, ragazzi, dà dei coglioni ai intelligenti. Lasciamo per questo una parentesi. Allora, questo anche stamattina, questa persona dell'anno, questo Mario la Pecora, ci ha messo un video, siete tutti chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. La Pecora Mario, ragazzi, se volete un quello che penso di questo individuo in modo più dettagliato, andate a vedere Mario la Pecora sul mio canale e divertitevi, ok? Però ogni tanto vengono e ci allietano, diciamo, la vita, questi stupidi, e si è ripresentato qui adesso, vediamo cosa ci dice e famoso Durisal. Solo per chi? Solo per dire che nessuno. Ma ragazzi, ma ecco, una cosa che adesso mi manca, mi sto notando, è che io non ho la possibilità in questo momento, ricordiamo. Ah no, fa così, no, questo è un modo zozzo. Vabbè, per il momento lo lascio così. Voi vedete, vabbè. Però voglio un ingranditore professionale anche su Linux. Ragazzi, questo è Linux, vi dice in cazzo, ma è Linux questo. Niente, è tutto strano qua, però bene o male, i tre programmi che a me servono come il pane, che è Telegram, Firefox e OBS, funzionano. Ieri stavo un po' smadonnando perché praticamente avevo tolto 2 GB da questo computer qua e faceva un po' di fatica, ma adesso sto vedendo che riesce a tenere aperto più programmi e a registrare in questo momento senza problemi. So che ci sono degli stupidi, ragazzi, che quando dico queste cose qua dicono, ma che cazzo ce ne frega a noi di queste cose qua? Ma che cazzo me ne frega a me che a te ne frega un cazzo? Allora, solo per dire che e se non, ovviamente questa gente, ragazzi, scrive col T8, T9, perché gli pesa il culo, no? E è proprio bellissimo leggerli anche perché gli partono le parole un po' a cazzo così. Solo per dire che nessuno è se non, quindi forse intende nessuno è se non fa, cioè se non è uno schiavo come fa lui, ragazzi, che vende merda, gli chiamano cibo, alla gente. Questo contribuisce con la sua pizza di merda ad avvelenare la gente, ma lo ritiene una cosa e deve anche pagare tasse di quello che il culo che si fa, deve dare delle tasse al sistema, e lui si vanta di tutto questo, ragazzi. Uno sa un po' di intelligenza, dice, ma io porca troia preferisco non contribuire a questa merda per niente. La cosa ideale, io l'ho detto, ragazzi, io non sono ideale, la cosa ideale sarebbe andare
e andare a zappare la terra e non cagare cazzo, nessuno chiede niente a nessuno. Però dico, sai che c'è? I miei genitori, anche se loro erano stupidi magari quando mi hanno fatto, perché erano giovani ovviamente, chi cazzo pensavano? Mia madre mi ha fatto che c'era 17 anni e quindi non capisci quello che stai facendo, diciamo gli ormoni controllano la tua mente, fai quello che devi fare. Chi cazzo si immaginava di che cazzo di situazione ci saremmo trovati qualche anno più in là, cioè dove la situazione è un po' questa. Ma io comunque dico, se proprio devo pesare a qualcuno, peso ai miei che mi hanno fatto. Ok? Quindi tu, stupido, che te la prendi con me, che cazzo vuoi? Che vieni qua e ti pompi e dici che io lavoro e voi no? Che cazzo vuoi? Tu la cazzo di etica non ce l'hai per quanto parli di Dio. Ok? Perché tu non capisci che cazzo significa lavorare per il tuo nemico. E io non voglio dare questa energia al mio nemico. Che io preferisco soffrire, stare qui dai miei, che farmi stare con pochissimo. Guarda, resuscito computer che valgono sul portaportese 50 euro questi, valgono. E io cerco di farli lavorare perché non voglio spendere un cazzo. Che, ecco, non facciamo gli stupidi ragazzi che ci pompiamo anche noi qua. E quindi, no, stavo dicendo. Ecco, adesso vedo me stesso. Non ti devi vedere, questo è il trucco. Me sono perso. Ah, stavo parlando di me. Quindi, poi un'altra cosa, lui ha questa cosa che adesso ogni tanto dice che, ma io perché faccio questi video? Ma scusa, ma tu sei un cazzo di cristiano, no? Cristiano, da Cristo. A Cristo non gliene fotteva un cazzo se nessuno lo seguì, se non aveva i followers. Ok? Mi fottiamo a cazzo. Quindi che cazzo fai? Che prendi e smetti di fare video perché nessuno mi sente, nessuno mi caga. Siete dei bambini piccoli. L'ho capito o no? Chiudiamo la parentesi con i cristiani. E torniamo, diciamo, a bomba qua. Ok? No, quindi dicevo con i miei. Cazzo, pagassero loro che mi hanno fatto, no? Loro gli è venuta questa bella idea di farmi. Nonostante non capivano che erano dei cazzo di schiavi, quindi prima di mettere in mondo un altro schiavo, però ovviamente come ho detto ragazzi, quando sei giovane non capisci un cazzo, c'è gente che è anziana e ancora non capisce un cazzo, quindi ci lasciamo perdere proprio. Ma questa è la cosa ragazzi, siamo in un asilo nido e l'unica cosa che ci rimane, in mancanza di palle per liberarsi da questo asilo nido, che purtroppo siccome sono tanti questi ragazzi, è un esercito di coglioni purtroppo. Non puoi contrastarli. Quello che ti rimane, un po' come diceva George Carlin, ti prendi, ti metti così, no? In prima fila e ti godi lo spettacolo che danno questi poveracci, diciamo. Ok, andiamo avanti. Ma no, ve lo dirò mai più. Ma non ve lo dirò. È la centesima volta che ci dice quanto è bravo e quanto è meglio di noi. Che insomma, che succhia il cazzo del sistema, eccetera, eccetera, che avvelena la gente con la pizza o farina OGM, tutte queste minchiate così. E lui si vanta, ragazzi. Io non ammazzo la gente, non faccio quello che fa lui. Ma lui si vanta. Questo è lo stupido, ragazzi. Questo è lo stupido. La bellezza proprio dello stupido. Okay? Quello di fare la cosa cattiva e di vantarsi anche. Sono bellissime, ragazzi. E la cosa è che lo stupido, quando viene qua e si pompa e ti dice quanto è meglio di te, nella sua testa lui pensa di essere migliore e tu ridi perché non vedono tipo lo schizzo, lo sperma che hanno in faccia mentre vivono tutti i giorni. Derretti ovviamente questo sperma che c'è ancora con le spalle, c'è una bocca piena ancora, gli sta colando la sperma del rettile dalla bocca e tipo perché non so chi cazzo che tu lo guardi. Tu lo guardi tipo così. Sì, scemo, sì, tocca. Sentiamo quindi, famosa due risata per chiudere questo video. Minchia, come va bene, porca, non si blocca, va una bomba. Sì, la ventolina deve girare perché ovviamente è un processore di 2 GHz, ragazzi. Questi sono computer di 15 anni fa, ragazzi, io li faccio lavorare.
facciamo gli scemi pure noi. Ah, in pratica dice lo scemo qua, no? Tra il dire che conta poco e il fare. Ci va una virgola, scemo, scusami. Tra il dire, virgola, che conta poco, potresti mettere anche tra parentesi, e il fare, c'è il mare. E comunque, tre punti così senza spazio, senza niente così, e comunque bisogna fare, soprattutto fare, capito? Guarda, viene lui, io ce l'ho grosso, grosso, voi ce l'avete piccolo, dice. Ma in realtà ce l'ha piccolo, poraccio, ma non lo vede. Okay. Guarda che bello che è il cazzo di Linux, ragazzi. Le selezioni li fa arancioni, bellissimo. E che è un colore caldo che mi piace, porca tra. Bellissimo. Ma fare senza dipendere da nessuno! Lui non dipende da nessuno caso! Il rettile gli dice quello caso deve fare! Se deve presentare la caso di cosa igienica là quando c'è il coglione, e lui lo deve fare. Ovviamente il rettile deve tutto, gli dà il cibo e tutto, lui gli dà il tasso, eccetera, eccetera, ma lui è indipendente, ragazzi. Lo scemo non sa cosa significa indipendenza, ragazzi. Lo scemo pensa che succhiare il cazzo del rettile, essere sparsi di sperma del rettile che ti è venuto in faccia tutti i giorni, con quello che fai tutti i giorni, è come se ti venisse in faccia, che ti umilia costantemente. Lui si pensa di essere molto, molto più avanti di te, ad avere questa faccia piena di sperma, okay? Del rettile. E non so perché punto lì in alto, dovrei puntare qua, ma siccome non vedo tipo un camera, ma qui c'è solo un puntino, qua è la telecamera da 640x480 pixel, c'è, cioè, una roba veramente vomitevole, però cazzo funziona, non so per quanto può reggere, perché veramente Linux, ragazzi, non lo sai mai, perché è figlio della mignota, non è poco stabile, non puoi mai sapere, però per il momento. Allora, ma fare senza dipendere da nessuno caso, altrimenti non vale a caso, e quindi bisognerebbe tacere a caso. Quindi questo è venuto nella mia chat a dirmi che io devo tacere perché non ho la faccia piena di sperma come ce l'ha lui. Sì, sto, perché mi sto vedendo là. E bellissimo, ragazzi, andiamo avanti. Faccio un esempio, che ci fa degli esempi per capire lo scemo, ragazzi. Non gli è bastato che si è messo in ridicolo con questi primi paragrafi qua, non ce ne dà altri. Faccio un esempio: io sono decenni che non chiedo soldi ai miei genitori, almeno 20 anni. Voi dove vivete? Alle spalle di chi? Credo sia importante questo. Come si sta dicendo? Guarda lo sperma in faccia che ce l'ho, guarda, caso, vuoi mettere? Guarda lo sperma in faccia che ce l'ho, dice. Vorrei avere tipo qualche cosa di gommoso così da spalmarmi in faccia e per fare lui adesso. Guarda come sono, guarda come ce l'ho, guarda, ce l'ho anche in bocca, però non si vede adesso, l'ho inghiottito, ho anche in bocca il caso, la nerchia del rettile che mi entra tutti i giorni. E tu invece? Che cazzo fai? Perdi tempo così? Faccio un esempio, ok. Almeno 20 anni. Voi dove? Alle spalle di chi? Credo sia importante questo. Io con la merda che respiro e vivo me la cavo da solo caso. Avete avuto voi eredità? Bravi! Sono contento per voi. Io no! Chi è l'uomo? Tu sei l'uomo dell'anno, caso! Te l'ho detto 2000 volte, caso! Ma lo vuoi capire o no che sono l'uomo dell'anno? Non è polemica, dici, no, non è polemica. Spero solo... Non è polemica, tranquillo, vai, dici, darci quest'altra perla che veramente ti vogliamo tanto bene. Ci tiri su. Spero solo voi stiate bene con le vostre fortune. Allora, questo è un tentativo di fare del, così, diciamo, del sarcasmo di un stupido. Io non le ho avute. Oh, ecco, il vittimismo che proprio li contraddistingue. Loro ci devono sempre fare le vittime. Lo scemo, ragazzi, deve fare sempre la vittima perché deve, ovviamente, dire quanto è, diciamo, valoroso.
tutti ce l'hanno con me, ma io nonostante tutto ce la faccio. Questo è lo scemo, ragazzi. Solo per riflettere, ragazzi, riflettono anche questi ragazzi. Minchia. Poi Fabio ci mette un video di quest'altro scemo del villaggio, che però poi l'ha cancellato il video, e lui anche quest'altro scemo ti dice: ma io cancello i video. Tu saresti in grado di cancellare i video che hai fatti? O sei molto affezionato al tuo canale? No, come, ragazzi, no come. Lui dice, perché nell'altro video che ha fatto, ragazzi, quello è stato il top. Dice: io sto andando adesso a Isernia, ma sto andando così senza nessun motivo, così. Voi sareste in grado di fare la stessa cosa? Ma testa di cazzo, se tu stai così messo male che c'è un cazzo da fa, che mamma ti pulisce il culo e c'è un cazzo da fa, io ho spaccato la legna fino a mo e altri cazzi, ma non è che devo dire a voi che cazzo fa culo. Era diretto allo scemo. E poi un'altra cosa, ragazzi, Cooper diceva, perché a Cooper gli scrivevano e dicevano: ah, perché mi chiami Pegola, perché mi chiami Pegola? Ma scusa, diceva Cooper, io non mi sono diretto a te. Si vede che questo a te ti brucia quando io dico pegola, perché tu sei una pegola, ok? Non è la stessa cosa anche qua. Quindi questo qua che stava andando a Isernia, perché ovviamente ci ha fatto una testa tanta, perché lui, ragazzi, abbiamo la lista qua delle per ricapitolare questo soggetto, ragazzi, però prima adesso vedremo la lista. Cioè questo qua, ragazzi, stava andando a Isernia senza motivo, perché magari il giorno prima aveva detto in video che sarebbe andato in Isernia a suonare, a vendere CD. Poi ovviamente ci ha pensato, ma chi cazzo mo fa fare qualcosa, non faccio niente, vabbè. E poi, capito, cioè lui fa quello che vuole, cioè la via più semplice sempre, che è proprio quello che i cristiani dovrebbero fare, no? Cioè, è proprio scritto così: tu il cristiano non devi soffrire, la cosa più semplice, ti vale mangiare un torrone, mangialo a caso, non essere indemoniato poi con queste droghe, che non sei molto sobrio poi a forza di mangiare, bere. Ti piace fumare, fuma a caso, no? Un po' come una pecora, ragazzi, un po' come una pecora, no? Sì, mi sono scordato, stavo dicendo una cosa. E quindi va a Isernia ovviamente senza motivo, che a un certo punto, mentre stava lì, dice: ma che cazzo, ma è troppo freddo, ma dovrei stare lì a uscire la cosa, la chitarra, la cosa, suonare, ma che cazzo. Ecco, ci sono arrivato adesso, non ritornavo. Che cazzo fanno? Poi cambiano idea, e poi l'idea che 24 ore fa era stupida, adesso diventa intelligente e la giustificano. Dicono che me gliel'ha detto Dio, oppure ti fanno il video dove ti dicono: questo è la bellezza dello scemo, ragazzi. Ma voi ce l'avreste il coraggio di andare così senza nessun motivo? Cioè, si vantano del fatto che non c'hanno un cazzo da fa, si vantano che non fanno un cazzo, da girare così a fumare così. E gli ha dato il CD a un amico suo, che ha detto: ma che cazzo, io ce l'ho da fare, mica sono un cazzone come te, senti sto vomito che ho fatto. Da brividi, cazzo. Ecco, vediamo quindi, visto che parliamo di scemi, ragazzi, andiamo a vedere la lista. Ricapitoliamo: lui è un vero artista e re di tutti e di se stesso, a volte invisibile, ed ha più harem. Ah, re invisibile o monarchia invisibile, dicevo. Peggio minchiate, cioè, no, non minchiate, ragazzi, proprio comicità, le perle che ci ha regalato, ragazzi, noi lo ringraziamo, ragazzi. Uno di questi studi, senza di questi veramente la vita sarebbe molto, cioè, ragazzi, se tutti fossimo intelligenti questo mondo sarebbe perfetto. No, invece ci deve essere qualcosa che non va, no? Come nel film, no? Se il film va tutto bene e non c'è un cazzo di che non va, alla fine è tutto per stare bene, cioè,
non c'è stress, non c'è niente. No, lo scemo deve tirarti fuori qualcosa anche quando si potrebbe stare tranquillo. Goditelo a sto punto, ragazzi, perché all'inizio magari ti ci incazzi con lo scemo, no? Ah, no, non ti ci devi incazzare, te lo godi così. Beh. Ah, che bello, ridi con lo scemo, ragazzi. Grazie, Luigi. E da più Harem, proprio come da un buon cristiano, cioè, tutti i buoni cristiani hanno di Harem, e lui parlava apertamente in un video, perché praticamente diceva che quando girerà il mondo, poi non sapete l'ultimo, non so se siete aggiornati, ma lui adesso farà il giro del mondo, ragazzi, sapete, tutto vero, come tante cose che ha detto e poi non ha fatto, ma non ancora ed ha più aree dove praticamente diceva in un video, vabbè, lasciamo perdere, diceva, però è così per ridere, faccio di risalto, diceva che io posso pagare una, gli dico, senti, io ti pago, devi stare un po' qui con me, questo cristiano, ed ha più aree, ma non ancora motorhome. Lui è vegetariano. Dovevi mettere maiuscolo ano, per caso ti sei scordato, metallo. Ma anche no, ovviamente. Esattamente, dopo come cazzo di fare. Però quando riesce a mangiare qualche carota per qualche giorno, ti dice: a caso sto molto meglio, dovresti mangiare tutti voi carote, ma ficca dall'arculo le carote! Te la cazzo di carote! Ragazzi, uno che parla della dieta, ragazzi, sta veramente messo male. Ma anche no, e predilige frutti maschi, caso, e verdi misti a Coke e Coca-Cola, per gli studi che non capisco, birra rigorosamente cogliona e vino, accompagnati da cocktail di tabacco Manitou e, a caso, ti sei scordato il torrone, a caso, pari da pesa. Oh, vai piano. Lui solo ha visto due donne vere. Solo lui. Lui ha visto Gesù, caso, ed era suo fratello, Lui ha visto. Allora, ragazzi, tutte queste cose si possono provare, perché fortunatamente abbiamo un archivio. Al sicuro, sai, c'è una pellicina che è molto bello quando la prendi e la spelli. Lo vedete? Marcello Morretti, ragazzi. Guardate, ragazzi, gli si è fatta l'occhio, gli si è fatto come una rettile, ragazzi. What the fuck? Lui ha visto Dio e ci parlava a caso, e ci parla tutto a caso. Cioè, sente le voci come schizofrenici. E per questo sa che è un vero profeta. Con la corazza di Dio minuscolo in questo caso. Esattamente. Lui ha visto i demoni, anche Satana in persona, a caso, Lui ha visto anche la Madonna e la Madonna. Lui ha visto gli alieni, caso. Ma voi non sapete questa cosa degli alieni, ragazzi. C'è stata una parentesi che voi che magari non lo seguite. Ma io lo seguo, ragazzi, perché è il mio comico preferito. Come cazzo fai a non seguire? Nel suo Telegram ha messo un video dove praticamente diceva che insomma gli alieni lo salveranno, ed era diventato SD senza dogma. Attenzione, si è bloccato qualcosa? No, che darò un calcio alla scrivania, diciamo, improvvisata qua, ragazzi, una roba impressionante. E quindi, ma il giorno dopo ha lasciato gli alieni, che secondo lui ci osservano e ci salvano dalle radiazioni, un po' diciamo Linus, la coperta del Linus, ragazzi. La coperta del Linus, ragazzi, c'è qualcuno che ci pensa a lui, lo protegge, e lui non deve fare un cazzo. Questa, ragazzi, sono gli sci. Nonostante hanno avuto un assaggio di quanto cazzo ti proteggono gli alieni e Gesù. Da retti del 2020, nonostante questo, sono ancora scemi, ragazzi. Quindi sognano, perché sono dei bambini, fondamentalmente, no? A lui appaiono monete da nulla, a caso, e lo dice come, ragazzi, non si vergogna quando dice che mi è apparsa questa moneta da nulla. Non si vergogna, ragazzi, non si vergogna di dire una minchiata del genere, capito?
perché devono apparire quelli speciali. Ma cosa, ma che Onikiri è apparsa veramente? Sei un demone indemoniato, ma sei a quadro, ma sei indemoniato, caso? Dai, fammi una schermata adesso. Capito, gli è apparsa la moneta da lì. Ragazzi, ma pure a me è apparsa questa cosa qua, ragazzi. Cioè, io lo cercavo da giorni, a caso sta. Vabbè, facciamo un esempio che è questo. Lo cercavo da giorni questa cosa qua da merda, ragazzi, non ci fate caso, ragazzi. Facciamo così come fanno quelli là, diciamo, che fanno tipo, guarda quella, 18 carati, oro puro, caso, guarda, guarda che bello, guarda, guarda, così me la metto e quindi lo rimettiamo qua dentro. Ecco, ragazzi, caso, ma sapete voi, ragazzi, che il magnet non lo devi mettere vicino al computer, mica. Ho fatto una volta, l'ho messo qua vicino, poi sto sbloccato, sono tipo bloccato. Ecco, caso, c'erano questi 20 centesimi che io li cercavo da giorni, caso, ma che tu dirai, ma che caso, sono 20 centesimi, ma no, caso, questi sono apparsi, ma lo vedi che caso di colore che hanno, che ora puro caso, 24 carati, caso. Ah, infatti, ma infatti è un soldo albanese, ragazzi, 20 lek. Ah, ovviamente questa è una telecamera talmente merdosa che non riesce a mettere a fuoco. Non c'ho modo qua. C'ho un computer di merda. Non sto sul Mac. Caso, guarda qua! Repubblica Esci Paris! La Repubblica di Sciteria, ragazzi! Caso, c'è una nave qua che sarebbero, diciamo, la nave degli albanesi che sono venuti in Italia. E loro lo mettono là come se niente fosse, ragazzi, caso. Si vantano pure di essere dei barboni, caso. Ma di che cazzo stiamo parlando, caso? Ecco, questa moneta, caso, è apparsa da nulla, caso! Dio, è così, caso! E Dio anche stanotte nel sogno mi ha detto, guarda, troverai una moneta, caso, e ti dirò anche dove, caso! Non mi credi? Ma sei un demone indemoniato, caso! Sei un posseduto, caso! Allora, andiamo avanti. In questo video stiamo parlando di scemi, ragazzi. Allora, lui solo ha visto due donne. Lui ha visto Gesù ed era sua fratella. Ok, questo l'abbiamo letto. Ha visto la Madonna, ha visto gli alieni. A lui appaiono monete dal nulla. Ok, l'abbiamo letto anche questa. A lui sono stati fatti non so quanti miracoli. È vero, verissimo questo. Abbiamo tutto l'archivio, ragazzi. Tutto provato questo. Ragazzi, questo è un un illuminato serio, il certificato, possiamo dimostrare tutte queste cose che stiamo dicendo qua. Lui ha girato mezza Europa e adesso andrà a Getsemani, come cazzo era? E a Betlemme. Scusi, sto cercando Betlemme, ma dov'è? Ma non si trova a casa, ragazzi. Ma questo pezzo di andare così da uno stato all'altro, così così, niente, ma senza documenti, senza niente, questo lo vedono, porca tre. Lo vedono e dicono, da cazzo di andate? Poi, vai in Albania, soprattutto tutti i Balcani, no? I Balcani, Tastina, devi sapere che sono, è gente ancora un po' calda, un po' viva, ok? E a un bambino come te gli rompono il culo, ok? Vai. Sarà bellissimo. A parte che, do cazzo va? Do cazzo non può farlo? E poi lui ha scacciato le legioni di Satana a caso, e minchia, c'hanno ancora le ferite, si stanno leccando le ferite ancora, poverini, c'è gente veramente messa male, perché lui le ha scacciate di brutto a caso, minchia, tipo 300, lui sa parlare in lingue dal Vangelo secondo Paolo, lettera ai Corinzi. Lui ha fatto migliaia di shows e ha calcato i palchi suonando la chitarra, anche essendo VIP in incognito. Ha rinunciato alla carriera da VIP satanista. Caso, ci sono state tante proposte, caso, tutti lo volevano, ma lui ha detto no. Caso, tutto vero. È perseguitato da macchine nere con black man a bordo che inseguono proprio lui.
Oh cazzo. È anche da YouTube che gli cancella le views, caso. Lui ha scritto il libro Rosso, caso, ed è un diplomatico. Un po' come, diciamo, i dittatori una volta, perché avevano le loro opere. Lui ha dogmi, ok, pronunciamolo bene, dogmi, ma non ne ha fissi, ma ciclici, caso. Ovviamente ci va e ci ritorna. E ovviamente, come ho detto in chat, lui dogmi ce l'ha, ragazzi. Quando, un po' come quando la gente è in difficoltà, dice: Gesù, aiutami tu. Poi quando va tutto bene, si diverte. Ma che cazzo è Gesù? Capito? Lui è allo stesso modo. Quando gli fa male la panza perché ha mangiato troppi torroni, oh caso! Ti scaccio, Satana! Ma no, ma il dolore, coglione, è il dolore che ti fa male, non devi mangiare torroni. No, è Satana, che caso dici, caso! Non hai capito niente, è una cosa spirituale questo caso! Va bene, allora, si vede che possiamo mangiare qualsiasi cosa, perché Dio a questo punto ha fatto il corpo per essere violentato in qualsiasi modo, tanto non ti succede un cazzo. Passa che preghi, diciamo. Ottimo, sarebbe ottimo questa cosa. Io non lavoro, non faccio un cazzo, tanto ci penserà Dio a darmi il fuoco stasera, caso! Lui ha dogmi. Ok, ci dice. Lui ha ottenuto il decalogo, della legge naturale. Ragazzi, se qualcuno di voi ne ha altri di queste per, questa sarà una lista in continuo aggiornamento, che aggiorneremo tutti noi. In questo momento l'ha aggiornato solo Metafora. Ma dobbiamo contribuire tutti. Anche io adesso, mentre leggevo qualcosa di in più, l'ho aggiunto. E alla fine, ragazzi, con lo scemo. No, non lui in particolare, ma in generale con lo scemo si possono fare dei libri, ragazzi. Proprio libri comici così grossi. Perché ne fanno una proprio dopo l'altra. Lui può. Si vede così. Lui può ingurgitare qualsiasi veleno arrivando a peracinarsi, tanto la sua fisiologia non subisce alcuna malattia a caso. Essendo eletto, anzi, l'eletto caso. Lui comunque vada, si salva. Ho dimenticato qualcosa? Sì, guarda, questo è solo l'inizio, ragazzi. Se avete altri commenti, ragazzi, scrivete nei commenti, cliccate nei like e mettete un subscribe. Ci vediamo ragazzi. Ciao ragazzi! Aspetta, faccio un deficiente, ragazzi. Ciao ragazzi!